Alessandra Filotei, proprio prima dello spettacolo, grazie per averci accolto e per parlare di questo spettacolo che oggi lascerà sicuramente un po' stupiti ma emozionati gli studenti delle nostre scuole. Allora, oggi mi fa molto piacere stare qui perché so che i ragazzi, giustamente, dopo tutta la tragedia, sono sempre un po'. Già gli adolescenti siamo stati tutti un po' così, insomma, un po' indecisi, un po' stanchi, che. E dopo queste tragedie i ragazzi ovviamente sono un po' più tristi, diciamo così. Allora io vorrei oggi dargli una grande carica perché penso che tutti abbiamo la stessa forza, lo dico nello spettacolo, lo dico in continuazione, io non sono una che ce l'ho fatta io perché ho una forza in più di un'altra persona, no, siamo tutti uguali e spero che la forza la trovino non nella tragedia. Io purtroppo, sai, quando succedono queste tragedie così, trovi la forza. Io gli auguro di trovarla senza però che gli succeda niente. Ecco. Lei è sopravvissuta al terremoto e ha avuto la forza comunque di sdrammatizzare, di guardare con un occhio diverso la tragedia che l'ha colpita. Allora, io già ero un'attrice, sono un'attrice da tanti anni, non, questa forza non ce l'ho avuta subito, devo dire la verità. Quando raccontavo che venivano all'ospedale mi dicevano, no, però ci fai ridere. Allora raccontavo dell'elicottero che mi aveva preso e tutti dicevano, vabbè, ma perché non ci fai uno spettacolo? Dico, questi sono pazzi. Invece poi piano piano mi sono resa conto che ognuno dà quello che ha. Io sono un'attrice, mi sento anche un po' in dovere di farlo perché sono una sopravvissuta, perché tante persone mi hanno salvato, tante persone hanno rischiato la vita loro per salvare la mia, e quindi penso che debba io restituire qualcosa. Dove stavo io? A casa. E in un attimo, tu, 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 mi sono ritrovata sotto casa. Ma no, sotto al garage, sotto in cantina, no, cioè io sotto e la casa sopra, sbriciolata a pezzi. Allora io come tante persone sono una vittima del terremoto del 2016, ma non mi piace questa parola vittima perché poi ognuno sono successe cose ancora più gravi, quindi non mi piace questa parola. Però a volte dico, vabbè, in qualche modo no, dobbiamo chiamare una persona, come la chiami? Una persona che si è salvata da una tragedia immane, come la chiami? Una sopravvissuta. Ecco, diciamo che 9 ore sotto le macerie è più sottovissuta che sopra.